soldi, proprio studiare, perché altrimenti sì, puoi fare un bel banchetto, puoi fare un banchetto di educazione civica, di comportamenti civici, però se poi si ha intenzione di fare qualcosa di più, di fare una proposta più seria, se non studi, poi parli di qualcosa che non sai, passi un po' per l'ignorante. Quindi prima studiare e poi proporre dei progetti seri. Per poter sapere quello che è legittimato ad esercitare il sindaco, l'assessore, il consigliere, occorre prodromicamente conoscere lo statuto. Lo statuto di ogni comune e tutta Italia è stato elaborato sulla base di una legge nazionale, la 267 del testo 1 enti locali, 267 del 2000. Sulla base di questo testo, tutti i comuni d'Italia sono stati legittimati a disciplinare il proprio territorio secondo le esigenze di ciascuno di noi, almeno a statuto. Ora, sulla base di questo, noi dobbiamo vedere quali sono le sfere di competenza di ogni ente territoriale. Quindi, se noi abbiamo amici hanno fatto riferimento all'istituto ambiente. E sul piano istituzionale, voi dovete sapere che l'ambiente è stato disciplinato recentemente dal Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona, di 2 anni fa, ha sancito che l'ambiente è una materia concorrente su questo tema posso legiferare le istituzioni dell'Unione Europea e gli Stati membri, cioè la Regione come ente territoriale non ha legislazione né esclusiva né concorrente sull'ambiente. Perché dopo lo statuto del comune, ognuno di noi dovrebbe conoscere lo statuto regionale. Ora, apparentemente parliamo, sembrerebbero, la forma, sussiste una discrasia tra la forma statuto e la sostanza statuto. Lo statuto regionale è legge costituzionale, la numero 2 del 48. Vuoi intervenire? Invece lo statuto comunale è un testo al di sotto della legge ordinaria, al di sotto della legge regionale. Quindi noi, per poter sburocratizzare, come diceva il nostro amico, dobbiamo sapere cosa poter chiedere agli amici che abbiamo all'AS, Assemblea Regionale Siciliana, che è l'unico consiglio regionale in cui 37 anni fa hanno attribuito a ogni consigliere il titolo di onorevole. Attenzione, per legge rimane a vita. Io sono uno si laurea e il dottore rimane a vita. Per cui se tu vai dal tuo assessore comunale all'urbanistica per modificare un piano, uno strumento urbanistico, sapete, quello generale, la lottizzazione e altri strumenti, devi sapere a chi rivolgere. Per esempio in materia urbanistica l'ultimo organo che approva lo strumento è l'assessorato regionale all'ambiente. Quindi il cittadino, noi invitiamo a, come diceva poco fa il nostro amico, come diceva Giorgio Ciaccio,
studiare, sapere se io devo andare a comprare la carne, non vado dal pescivendolo. Se io devo comprare scarpe, non devo rivolgermi all'idraulico. Soltanto così noi potremo dimostrare di sapere quello che diciamo, perché, amici miei, noi siamo quello che facciamo, non quello che diciamo. Grazie. Sicuramente quello che ha detto il Signore è vero, come capisco le donne che sono state
Ma sicuramente posso dire una cosa, che se nella burocrazia del giornale, quindi a livello più che politico, a livello di amministratori, di dirigenti, ci fosse una mentalità nuova, tante piccole difficoltà ai cittadini si potrebbero eliminare senza fare niente, fermo restando quello che dice lei assolutamente decente. Invece spesso succede che negli organismi, negli uffici, si tende a rendere la vita più difficile ai cittadini, non far facilitare. Poi c'è un altro problema che volevo dire. Voi siete rappresentanti regionali, io te lo dico senza saperlo, ti ho votato perché ho visto che anche nel curriculum noi questa storia del turismo sostenibile. Questo è com'è. Allora, io ho per cui, perché è una cosa che mi interessa molto, c'è cioè, un gruppo, anzi se ne fa più. Però ora, voi che siete rappresentanti alla regione, voi dovete fare un sacrificio, dovete venire sul territorio a capire di che cosa ha bisogno, perché questo è un passaggio importantissimo. Per esempio qua ci sono una serie di problematiche, per esempio la problematica dei cinghiali nel parco del mondo. Questo è diventato un dramma che la politica non è mai riuscita ad affrontare da decenni, ed è un problema secondo me non facile da affrontare, ma è banale, cioè, ma la politica si è disinteressata e questo sta costituendo dei grandi stati, facendo dei danni enormi. I problemi della sanità, i problemi della sanità sono enormi. Dovete venire e ne dobbiamo parlare. Noi ve lo chiediamo perché io personalmente, siccome non ho né voglia di essere candidato, non voglio essere eletto o nient'altro, però sarò un cane da parte al suo posto. Va bene? Noi quattro in particolare, diciamo la provincia di Palermo, ma vivremo anche gli altri, diciamo nelle altre province, conosce il territorio importantissimo. Quello che però mi piacerebbe fare, proprio, si potrebbero anche proprio organizzare questi incontri per farci conoscere le problematiche, ma in maniera finalizzata, cioè se noi veniamo dobbiamo fare un dibattito che secondo me poi è anche dispersivo, se invece già il territorio ne parla, solleva un problema, c'ha eventualmente una possibile documentazione, proposta, soluzione, allora che veniamo, è finalizzato, io so che ognuno di noi si prenderà a carico di un problema, viene anche più facile a noi portarlo, diciamo, là dentro, in aula, quindi che pervenga. Però restando che studiare, ormai si è detto, si è capito, va benissimo che anche lo statuto dell'MPA ha dei tratti molto bene, però diciamo, è sempre più attesa. Però appunto, come noi da anni portiamo avanti, è la coerenza, il fatto che ci siamo uniti tutti assieme perché in maniera coerente, costante nel modo di lavorare, di operare, già queste cose le portiamo avanti perché fanno parte di ognuno di noi. È vero, noi come voi qua magari ci nascondiamo delle porte aperte perché il fine è comune, ma spesso proprio per evitare quello che ha detto Riccardo di smembrare un gruppo nascente, dobbiamo cercare anche di lavorare, di conoscerci assieme per far sì che anche i modi di raggiungere il fine siano uguali, perché sia io come cittadino, sia lei come cittadino, sicuramente voglio una riduzione dei costi della politica, però se io la penso che i costi elettorali potrebbero aiutare, che posso fare per il fine, se lei non saremo nello stesso gruppo, abbiamo il fine uguale, però il modo di arrivarci è completamente diverso. Quindi abbiamo questi punti che sicuramente è il primo passo per stare più insieme in una stanza, però comunichiamoci, parliamo, facciamo sì, perché anche i modi a seguito del confronto, del dialogo, della crescita personale, li facciamo prima propri, perché solo in questo modo poi non ci sarà un problema, per qualsiasi posto ognuno di noi va a farli avanti e a portarli avanti. Esempio concreto, noi a Palermo ormai una lotta portiamo avanti da anni sulla riduzione del monopolio, sull'abolizione. Noi organizziamo feste da 80-90 persone, ieri abbiamo fatto una domanda piana, non utilizzando bicchieri di plastica, abbiamo detto che abbiamo detto che abbiamo detto che abbiamo legge che abbiamo detto 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 che
talmente lunga questa cosa che poi è diventata di ognuno di noi, chiunque di loro, non tutti, perché bisogna fare proprio ognuno di noi, c'è un proprio percorso che metabolizza e porta avanti, però quando poi lo fai troppo, non c'è bisogno che tu lo fai perché siete un movimento, fai perché è tuo, è un tuo modo di essere, è un tuo modo di comportarti, e non possiamo però di contro, pretendere che da domani tutti niente cambia, cioè no, ognuno ha un percorso interiore che metabolizza, che si rende conto, che matura nel tempo, quindi non è perché lui utilizza la camicia alla gogna fa schifo, no, ci confrontiamo, parliamo, gli spiego le mie motivazioni, il confronto fa crescere, sicuramente la mia opera di una camicia nel letto, prima o poi quando capiterà, beh, poi io non lo frequento, però ricordati che devi vedere la rete al fondo. C'era stato un gruppo di persone, di ragazzi, che era andato al parco delle Madonie perché voleva far sì che un danno diventasse un guadagno per le Madonie. In che senso? Praticamente questi ragazzi hanno proposto al parco di attribuire un'area dove catturare questi cinghiali e allevarli in uno stato sempre selvatico, controllarli, e della carne fanno un utilizzo per i ristoranti e creare un'attrazione turistica. Il parco è riso in faccia. I dirigenti del parco gli hanno riso in faccia. Se ne è dovuto ritornare perché un'istituzione, anziché risolvere il problema, glielo ha impedito, cioè gli dice non ci sono le autorizzazioni necessarie per poter intervenire in tal senso. Cioè, a me mi sembra un po' strano questa cosa. Ma infatti per questo dico la burocrazia sta bene, perché poi cosa succede? Che se sfuggi tantissimo, per esempio di fronte a un funzionario, a un dirigente, a un... allora lui ti dice una serie di mille manzoniate di racconto che tu lo guardi e non hai gli strumenti culturali per capire se ti dice le cose vere o le cose false. E questo è il problema. Per cui, come si fa a risolvere il problema? Nonostante la volontà di un gruppo di ragazzi che si sarebbero voluti costituire in una società cooperativa, non so se quella è la soluzione, è chiaro che non lo so, però è chiaro che il problema è c'è il rappresentante dei migliori interessi, no, se la squadra di casomai formula del quesito giuridico con Bertrand, il movimento, però sono, diciamo, non dico chi sono, sono quello che si occupa di molte cose giuridiche. Quindi l'ente parco delle Madonie, come l'ente parco dei Goritani, l'ente parco Etna, ha esattamente si è restituito con legge regionale. Per cui andiamo al pratico. Quando il funzionario preposto è non sempre un dirigente, no? Un dirigente commissariato, un ottavo livello, è un vicecommissario, cioè. Quindi bisogna vedere primo se è un dirigente. Allora, il dirigente è sottoposto alla legge, al decreto legislativo 165 del 2001, che poi fu riformato da Brunetta, quindi ha delle precise responsabilità che non ha il funzionario, fino al nono livello funzionario, che qua sono altre, negli enti locali ci sono altre tipologie di qualifiche, ma siamo, se ci identifichiamo l'equivalenza con i livelli, possiamo arrivare a vedere qual è la sua funzione esattamente, del dirigente o del funzionario. Normalmente, o funzionario o dirigente di qualsiasi ente pubblico conosce la legge 241 del 90. Allora uno risponde,
ok, mi fa la cortesia, lei è venuto a darmi il suo nome, allora io applicherò la legge, è la legge sul procedimento amministrativo, che in Sicilia è la legge regionale 10 del 92, quindi due anni dopo la regione ha recepito, non è il tempo di tutto recepito, ma ho passato. Quando tu al funzionario che sei davanti dell'ufficio dite, allora io capisco che questa legge 241 del 90 mi fa la cortesia di darmi il suo nome, state tranquilli che sono qui dopo, d'accordo? E quindi, perché poi si passa all'omissione di atti d'ufficio o rifiuto di atti d'ufficio, è un fatto penalmente rilevante che tutti i dipendenti conoscono. Quello che vi dico, credetemi sulla parola, senza dirvi chi sono io, ok? Grazie. Grazie.